Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Calcio d'Inizio. Si è chiuso il calciomercato, adesso la parola passa al campo a 24 ore dal gong che ha segnato il termine della sessione invernale, quella di riparazione che ha visto il Palermo protagonista. La società di Viale del Fante è stata la più attiva appunto di questa finestra di mercato. Pensate, 23 operazioni tra appunto movimenti in entrata e quelli in uscita. Adesso però toccherà a Giampiero Gasperini saper valorizzare il gran lavoro fatto dal direttore Pietro Lomonaco, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua bravura e preparazione nel settore. Ovviamente parleremo di questo tema, ma ci sposteremo naturalmente anche a quello relativo al prossimo impegno del Palermo, una partita di fondamentale importanza, quella in casa contro l'Atalanta. Ovviamente lo faremo con i classici contributi e con la presenza dei nostri ospiti in studio, un vero e proprio dibattito, quello che riusciamo sempre a regalarvi. Stasera tra l'altro abbiamo quasi una famigliola, perché c'è qui l'emittente numero uno di Partinico, ovvero TV7, e quindi io do subito il benvenuto al collega Nunzio Quatrosi. Buonasera Nunzio. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera anche al collega Francesco Cortese. Buonasera, buonasera Francesco. Ragazzi, ciao Giorgio. E buonasera anche alla collega Valeria Lombardo. Buonasera Valeria. Tutti. Ovviamente io parlavo, Nunzio, del mercato che si è chiuso, però forse è ancora aperta la ferita interna relativa a quanto avvenuto a Cagliari. Faccio un passo indietro, perché ancora una volta il Palermo ha perso punti negli ultimi minuti della gara. Sai che a quel punto non ci credevo più, perché anche per la legge dei numeri. Stentavo, nel senso che ancora ero preoccupatissimo visto l'andazzo, l'andamento della partita, perché il Palermo in effetti nel secondo tempo non è mai riuscito a prendere le redini del gioco. E ho pensato che, diciamo, qualche sostituzione in più la doveva fare il nostro mister. Però a quel punto, per la legge dei numeri, ho pensato questa volta per la cabala ce l'abbiamo fatta. Finalmente arrivano i primi 3 punti in trasferta dopo la vittoria di Bologna dell'aprile dell'anno precedente. E invece ancora una disattenzione dei due nostri giocatori, il cross e il gol del pareggio, sono rimasto inchiodato alla poltrona. Stiamo ancora una volta durante la settimana a recriminare probabilmente su quel fallo laterale netto a favore del Palermo, invece assegnato ai padroni di casa del Cagliari, che poi ha determinato il gol del pareggio. È pur vero che sono passati addirittura più di 40 secondi dal momento della battuta del fallo laterale fino al gol di Thiago Ribeiro. Però se non ci fosse stata quella disattenzione dell'arbitro, del collaboratore e del quarto uomo, probabilmente il Palermo i 3 punti in porto li avrebbe portati. Però diciamo, abbiamo visto che tutto sommato è ancora un Palermo vivo. E dopo, tu l'hai detto in presentazione, dopo tutta questa carrellata e con Palermo rivoluzionato, io sì, pensavo, credevo che lo Monaco avesse operato nel mercato di gennaio alcuni elementi, ma non credevo a questa rivoluzione, una rivoluzione totale. Per scherzare agli amici dicevo, se qualcuno avesse visto il Palermo un mese fa, ritornassero da una trasferta in Cina dove non ha più visto il calcio e domenica si ritrova allo stadio alle 15 contro l'Atalanta e sente le formazioni, beh, penso che crederà, ho sbagliato partita, questa non è la partita del Palermo. Tu hai detto, sono operazioni importanti che probabilmente solo uno bravo come Pietro Lomonaco poteva fare, però, e lo hai detto pure tu, il compito adesso è di Giampiero Gasperini, che si trova davvero una patata bollente in mano, perché amalgamare tutti questi giocatori che arrivano un po' da ogni parte del mondo non sarà una cosa semplice. Però ritengo che tutto l'ambiente è soddisfatto per quanto ha fatto Pietro Lomonaco. Ci voleva, probabilmente nei numeri no. Permettemi di dire che alla fine, ieri alle 19, ero dispiaciutissimo per un fatto. Eravamo un po', io con altri colleghi legatissimi, e penso anche tutti i tifosi, a Franco Brienza. Esatto. Ho sperato fino all'ultimo, lo credevo, troppe mezzale, pensavo. Qualcosa in uscita si farà. Io pensavo che andasse via Donati, visto probabilmente le ruggini che ci sono con Gasperini, almeno così si dice. Non potrei firmare, diciamo, questo fatto. Però di Brienza, ecco, me l'hanno tolto, e Franco Brienza
Dopo Miccoli, è il giocatore più importante del Palermo. Miccoli è più bravo nella fase realizzativa, ma a tutto campo Franco Brenza è ancora migliore di Miccoli. Me l'hanno tolto, io ero legatissimo a Franco Brenza, contentissimo quando l'hanno preso quest'anno, perché uno che al pallone dice del tu sa giocare a calcio, a me vedere giocare Franco Brenza mi piace, anche se magari mi ha fatto disperare a Udine che a un minuto al termine si è mangiato un gol limpidissimo, però va bene così, perché penso poi che altri giocatori, Formico, Formica, Furlan, sono degli ottimi giocatori, così ho letto, così ci dicono le cronache, quindi speriamo presto di dimenticare che è Brienza, però lo troveremo come avversario. Esatto. Francesco, è cambiato il giustiziere, Tiago Ribeiro nell'occasione, però alla fine la musica non cambia, un risultato positivo svanito nel finale. Guarda, quest'anno è davvero sfortunatissimo il Palermo, ma non solo domenica contro il Cagliari, per esempio ricordo la trasferta di Parma, ricordo la trasferta di Udine, il Palermo sta perdendo tantissimi punti in partite che comunque ha in mano fino al 90esimo, anche col Cagliari stesso all'andata. Sau pareggia al 90esimo, erano tre punti nettissimi. Il Cagliari poi all'andata non è che abbia fatto una grandissima partita. Che cosa sarà? Boh, una concentrazione, mancanza di concentrazione. Si prende sempre gol alla fine quando si vince, oppure non si riesce a segnare come nel caso di Parma, avendo il risultato tra le mani. La vittoria ti sfugge per un attimo, per un soffio. Se oggi noi aggiungessimo tutti quei punti che il Palermo ha perso nel corso di questa prima parte di campionato all'ultimo minuto, diciamo, avrebbe sicuramente una decina di punti in più, secondo me. Sì, qualcuno ha fatto anche il conto, mi pare che sarebbero 13 punti, però io toglierei il pareggio del Milan perché è arrivato all'80esimo, con la Lazio all'84esimo e ci può anche stare, ma per il resto degli altri punti sono arrivati tutti all'88esimo, 90 più. È davvero incredibile. Qualcuno dice no, ma beh, la sfortuna c'entra poco. No, invece ragazzi, davvero, rivedendo un po' il film del campionato, il Palermo è stato iellato in diverse occasioni. Ecco, una, due partite durante la stagione immeritatamente in trasferta le vince. Abbiamo visto il Pescara a Firenze. Esatto. Non è stato bravo, è stato fortunatissimo. Bravo, sì, il giovane portiere del Pescara, ma la Fiorentina le ha prese a pallonate. E il Pescara ha vinto 2-0. Il Palermo invece a Udine ha giocato bene, a Parma ha sbagliato poche partite, ha sbagliato con Roma, ha sbagliato col Bologna, ha sbagliato con la Fiorentina, ma per il resto le partite se le è sempre giocate. Peccato che in effetti in zona gol abbiamo avuto delle difficoltà enormi, e questo non bisogna negarlo. Speriamo, ecco, probabilmente un'altra operazione di mercato che tutti aspettavamo, considerato che manca il centravanti Boa, hanno preso solo Boselli da questo punto di vista, probabilmente avrei sperato un altro elemento, considerato che anche Fabbrini non è un centravanti di razza, però Sperduti, a quanto mi dico, è un laterale, uno che va via sulla fascia, mette i palloni a centro, però diciamo c'è molta varietà, certo, di giocatori. E tra l'altro, come me lo confermavi anche tu prima dell'inizio della trasmissione, mi dicono di Furlan, che hanno presentato oggi, che è un fantasista, un bel mancino, che lo ha detto lui stesso, che non si tira indietro quando c'è da tirare qualche calcione. Quindi spero, ecco, che adesso Gasperini riesca ad amalgamare questa squadra, e soprattutto mi permetto di dire di leggere la partita, perché qualche volta mi hanno lasciato perplesso le decisioni in corsa di Giampiero Gasperini, come a Cagliari. Io credo che non solo io, Nunzio Quattrose, che non sono un tecnico, ma un po' tutti, anche gli amici, vedevamo la partita, capivamo che a centrocampo qualcosa non funzionava. Allora, considerato che mi giro alla panchina, ho Donati, che è un giocatore esperto, al di là se ho problemi con Donati, c'è Fabrizio Miccoli, che è 20 minuti, credo che mi l'assicuri, è inutile che me lo conservo per la partita successiva. Potevano benissimo entrare e dare il loro apporto, no? Questo non... Tra l'altro, Gasperini non lo vede, cambia sempre gli esterni, ha messo Anselmo, che ritengo il meno adatto in questo momento ad essere impiegato,
Bah, è un grosso punto interrogativo. È una maledizione quella della trasferta. Anche lo scorso anno il Palermo era l'unica squadra in Serie A che non è riuscita a vincere, poi ha sfatato il tabù a Bologna, però una sola vittoria in trasferta lo scorso anno, ancora zero quest'anno, diciamo un po'... E permettetemi di ricordare la trasferta di Bologna, perché c'è il testimone oculare che in questo caso sono io, il Bologna vinceva 1-0, Si è divorato un gol del 2-0 in contropiede, due uomini del Bologna contro il nostro portiere, che ho pensato, ho chiuso gli occhi, ho detto il Bologna vince 2-0, no, non hanno segnato, mi sembrava impossibile, poi diciamo abbiamo vinto. Con l'esultanza finale di Mutti da vittoria di Coppa del Mondo, ecco, lo ricordo benissimo. L'ho incontrato poi fuori con la famiglia, era felicissimo di quella vittoria. Esatto. Valeria, diciamo che forse il tuo sorriso può aiutare i tifosi del Palermo a cacciar via l'amarezza, anche perché ormai sta diventando una patologia quella di perdere punti nel finale. No, ma assolutamente. Mi volevo riferire comunque, agganciare al discorso di Nunzio, parlando della sfortuna, che la sfortuna non... cioè possiamo... dagli il va bene una o due volte, ma quando la sfortuna si ripete per tutta la prima parte del campionato non la chiamerei più sfortuna, ma mancanza di giusta formazione. Io credo e spero che con il calciomercato che abbiamo avuto a gennaio finalmente il nostro Palermo sarà di nuovo il Palermo di una volta che noi conosciamo. Ci spero e ci credo, voglio vedere questa partita contro l'Atalanta per vedere che cosa abbiamo messo su, sinceramente. Voglio vedere a cosa siamo arrivati. Sono arrivati dei pareri contrastanti al termine della partita, quantomeno anche il giorno dopo, perché Gasperini ha detto, quell'episodio ha pesato, Zamparini il giorno dopo invece non dobbiamo attaccarci agli errori arbitrali. Tra l'altro lo diciamo, Gasperini domani sarà in panchina perché la squalifica è stata tolta. E questo è importante anche perché era stato pure squalificato l'allenatore dell'Atalanta, Colantuono sarà al suo posto, quindi meglio la partita con i due tecnici, anche se poi nell'economia del gioco conta poco, perché hanno magari i secondi, possono pure seguirla dalla panchina. Però sono due squadre, anche l'Atalanta ha fatto qualche operazione di mercato, vedremo se giocherà a Brienza, non credo Budan, ci sarà Denis che per un attimo, per alcune ore era stato accostato al Palermo, poi abbiamo letto che era tutta una bufala, vuole continuare, vuole chiudere la carriera con la Dea, che è l'Atalanta, va benissimo così. Il problema è questo, un po' di ella in meno in trasferta, un po' più di attenzione da parte di Gasperini a leggere le partite, credo che il Palermo possa salvarsi. Non è facile, tutti diamo per scontato l'Atalanta, il Pescara, lo abbiamo visto, in Serie A non ci sono assolutamente partite facili, bisogna avere pazienza, non andare all'arrembaggio. Mi conforta che anche dall'ufficio stampa del Palermo oggi hanno fatto sapere che ci sono oltre 7.000 biglietti venduti di curva, lo sappiamo tutti, 5 euro più il diritto di prelazione, 6 euro, il tempo è stato in questi giorni primaverile, quindi penso che saremo in molti con l'Atalanta, e se confermiamo lo stesso valore, la stessa passione, lo stesso tifo che abbiamo visto contro la Lazio, potremmo rappresentare ognuno per la sua parte il 12° uomo in campo, che ritengo basta una vittoria, basta un qualcosa probabilmente per cambiare il campionato di questo Palermo, però i punti in classifica, ragazzi, io la guardo, la classifica la riguardo, se mi consenti, e mi preoccupo. E intanto parlavate di fortuna, la fortuna continua a non assistere il Palermo, perché intanto si sta giocando Roma Cagliari, prima partita di questo 23° turno, ha segnato il Cagliari, autogol di Goicoechea, ha segnato il Cagliari con autogol di Goicoechea, questo portiere, dai, mamma mia, tra l'altro ha creato tante polemiche con Stekelenburg che era quasi a Londra al Fulham e poi è dovuto tornare indietro, insomma, dico, Zeman ha deciso di far giocare Goicoechea. Però a questo punto è anche la società che si affida a Zeman, esatto, anche la società che ancora si affida a Zeman. A proposito di società, perché in testa alla società del Palermo c'è Zamparini, come dicevo prima, che ha detto chiaramente non dobbiamo attaccarci agli errori arbitrali, invece Gasperini recriminava, la verità sta sempre nel mezzo. Guarda, secondo me in questo caso ha comunque ragione Zamparini, perché ti può capitare l'errore arbitrale una partita, due partite, però se tu non vinci in trasferta per 2 anni consecutivi, alla fine con diversi allenatori pure per giunta,
Quindi alla fine non sono gli errori arbitrali, secondo me, che ti fanno o perdere le partite o comunque non te le fanno vincere. È pur vero che c'è stata una disattenzione negli ultimi minuti della partita a Cagliari, un fallo laterale che poi, col senno del poi, probabilmente ha cambiato le sorti della gara, della classifica, senza dubbio. Infatti proprio nella partita a Cagliari abbiamo visto un arbitro Valeri che, diciamo, che ha visto ben poco degli errori contro il Palermo, quali tanti falli non fischiati, e questo qui ha dato modo comunque di non assegnarci di nuovo quei tre punti, perché magari avendo visto tutte le non avendo avuto tutte le disattenzioni che invece ci sono state, avrebbe creato delle possibilità in più giuste per il Palermo. Tra l'altro, Valeria, a proposito di vederci giusto, ci ha visto benissimo lo Monaco, perché prendendo Sorrentino, vista la prestazione di Cagliari, già legittimato l'importante investimento. Assolutamente, finalmente. Anche perché Sorrentino, dobbiamo dire che sta dando anche tanto coraggio alla parte difensiva del Palermo. Una volta che abbiamo un portiere che sa cosa fare tra i due pali, abbiamo gran parte della squadra, io penso questo, perché la difesa si sente più sicura, c'è meno tensione e quindi è più pronta a stare dove deve stare e concentrarsi su quello che deve fare. Un mostro. Esatto, che qualcuno, se qualche tifoso avesse avuto qualche dubbio anche per l'età avanzata del portiere, se l'è subito tolti dopo la partita di Cagliari. Assolutamente, andando intanto la grinta perché sono passati appena 40 secondi, ha fatto una gran parata su Piniglia. In quel momento si carica lui stesso, ma carica la difesa, è normale. Poi io tra l'altro ho parato benissimo, probabilmente senza Sorrentino questa partita l'avremmo pure persa. Però poi, siccome è determinato sempre da un errore il gol degli avversari, anche in quel caso probabilmente ha avuto torto da dove è partito il cross di Cosso, mi pare. Lì un pizzico di errore lo ha fatto pure Dossena, probabilmente un pizzico pure il nostro portiere, ma il gol è determinato sempre dagli errori, esatto, dagli errori dei singoli. Marco Sau ti dice qualcosa? Ha segnato ancora. Sì, no, uno Cagliari. A proposito di portieri che possono essere determinati dopo l'autogol di quel Cocea, è arrivato il terzo gol del Cagliari, ha segnato Sau. Questa è veramente una mazzata, io mi auguro che la Roma riesca a ripristinare l'equilibrio, però noi dobbiamo Mamma dire mia. Che per fortuna io so che non gioca nemmeno Balzaretti, perché era infortunato. Sì, è infortunato e gioca Dodò, credo, quindi questo quindi problema Dodò, non ce lo siamo Pire, tolti. E quindi lui vuole giocare in Serie A con Dodò, come si il Piris, Piris. Castan, Marquinhos. Ha problemi pure in Serie B una difesa di questi. Ha problemi pure in Serie B la difesa della Roma. È normale, è naturale. Eppure io, a me piace Zeman, però però forse è più bravo in piazze meno calde, ecco, diciamo che quella di Pescara era stata più tranquilla. Un'impresa, però poi alla fine quando c'è la grande occasione pecca sempre Zeman. Però Francesco, Goicoechea è la croce della Roma, noi per fortuna abbiamo Sorrentino, abbiamo risolto un gran bel problema. Guarda, nella partita contro il Cagliari è stato mostruoso, questo sicuramente è l'aggettivo che attribuisco dopo sta partita. Ha fatto parate miracolose, io credo che se al posto suo in porta ci fosse stato un altro portiere avremmo preso molti, molti più gol. È determinante, è grintoso, si vede anche questa voglia che ha trasmesso all'interno dello spogliatoio. Io spero che si continui così e soprattutto, anche se non dovessero arrivare immediati risultati, lo spogliatoio rimanga unito e rimanga comunque grintoso per far sì che questa salvezza si possa raggiungere anche più in là. Tra l'altro non connetto più io. Esatto, hai ricevuto una mazzata con questo risultato. E alle mie spalle non connetto più, perché quest'anticipo, perché l'anticipo io? Allora, l'anticipo era già prefissato. L'anticipo era già prefissato, soltanto che poi la Roma ha superato i quarti di finale in Coppa Italia, doveva giocare di mercoledì, quindi si doveva spostare l'anticipo del venerdì. Cellino ha detto no, siccome non c'era l'accordo tra le due società, la Lega ha deciso di far giocare il venerdì Cagliari e Roma Cagliari e posticipare al 17 aprile Inter-Roma. Però diciamo che ancora il Palermo ha i mezzi per poter decidere da solo il proprio destino, questo lo possiamo tranquillamente dire. Parlavamo di Sorrentino, è uno dei tasselli di questa ricostruzione targata Pietro Lo Monaco. Lo stesso AD del Palermo oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Faurlin e Fabbrini, ha commentato il mercato di riparazione del Palermo. Andiamo dunque a sentire le sue parole. Diciamo che abbiamo lasciato inalterato quello che è il blocco 2 della squadra,
abbiamo rinnovato in tutti quegli elementi che avevano trovato poco spazio e abbiamo messo dentro tutta gente che ci auguriamo vada in pianta stabile a dare un aiuto concreto, un supporto concreto al Palermo. Sembra fatto apposta che il Palermo abbia preso diversi giocatori argentini, è un caso, sono dei buoni giocatori che secondo noi potevano dare un miglioramento a quella che era la nostra rosa. Assolutamente nessun tentativo di emulazione di altri progetti, noi andiamo avanti per la nostra strada. L'ho detto e lo ripeto, penso che Palermo sarà l'ultima esperienza mia nel mondo del calcio, che possa durare 10 anni, che possa durare un giorno, ma sarà l'ultima esperienza mia nel mondo del calcio. Stanchezza, abbiamo fatto 23 operazioni, 13 in uscita, 10 in entrata, in un mese di tour de force, quindi diciamo che non so da dove sia venuta fuori questa cosa, però non mi va proprio di commentarla, l'unica certezza, l'ho detto e lo ripeto, è l'ultimo progetto che io abbraccio e lo faccio con tutta la passione, con tutto l'amore possibile. E quindi rientriamo dopo le parole di Pietro Lomonaco. Io ringrazio i colleghi di Mediagol che ci hanno fornito le immagini. Ovviamente noi non eravamo presenti fisicamente con le nostre apparecchiature perché logisticamente non avevamo i tempi giusti, anche perché sapete 091 vi regala tanti programmi, non solo calcio inizio, però ringrazio ancora i colleghi di Mediagol. Lui parlava di stanchezza, Lomonaco, beh, ha fatto 23 operazioni, chi non sarebbe stanco nel farle nel giro di un mese, però ha detto anche una cosa importante. È vero, sono arrivati tanti argentini, lui aveva detto inizialmente prenderò giocatori pronti, però forse le tante porte chiuse nel mercato di Serie A non potevano fare altrimenti, ecco. Ma in tempi non sospetti Pietro Lomonaco e anche Zamparin lo hanno sempre detto, il calciomercato di gennaio è difficilissimo, lo abbiamo visto soprattutto, e poi quando ci sono i contatti tra le società di Serie A, lo abbiamo visto con il Chievo Verona, con Sertori, sempre difficilissimo, sono lunghe, estenuanti, le trattative. È molto più facile, tra l'altro in un campo dove lui è fortissimo, in Argentina, con gli argentini, lo abbiamo visto col Catania, ha portato tanti buoni giocatori all'inizio, adesso Bergessio e come tutti gli altri sono elementi importanti, giocatori di prima scelta del campionato di Serie A, ricercatissimi. Quindi io, perché ho stima e fiducia in Pietro Lomonaco, perché viene dai campi in terra battuta, quindi nel senso che ha fatto i dilettanti e conosce le difficoltà del calcio. Tu eri pure alla presentazione di Sorrentino per le gare, quando Sorrentino ha detto io spero di giocare fino a 40 anni, lui è intervenuto dicendo tu vero che puoi giocare fino a 40 anni, ma sicuramente non più a queste cifre, esatto. Lui è aziendalista, lui è uno che ci tiene moltissimo e quindi con lui non si sgarra da questo punto di vista dei contratti faraonici. Ti dirò, io ho fiducia. Capisco che ambientarsi subito non è facile, qualcuno tra l'altro di quelli che è arrivati è stato pure infortunato, però per quanto riguarda Boselli già conosce il campionato di Serie A per aver giocato nel Genoa. Poi il linguaggio del calcio è universale, credo che chi sa giocare al calcio si ambienta subito, chi non sa giocare allora mostra tutte le difficoltà. Tra l'altro non sono giocatori giovani, quindi magari che hanno lo spauracchio della presenza del pubblico, nel senso dell'impatto con l'ambiente. Sono tutti giocatori che hanno 27, 28, anche qualcuno 29. Quindi spero che si adattino subito al nostro calcio e possano, soprattutto considerato che il Cagliari vince, importantissimo fare risultato e così tirare nel mucchio delle aspiranti la retrocessione anche l'Atalanta, che nelle ultime partite ha mostrato qualche difficoltà.
Francesco, sono arrivati diversi giocatori sudamericani, ci possiamo fidare considerato il curriculum di Lo Monaco o ti aspettavi qualcosa, diciamo, made in Italy? Bravissimo. Allora, io sono da un certo punto di vista scettico perché sono arrivati giocatori di cui non si è mai sentito parlare, però sono fiducioso perché conoscendo Lo Monaco e conoscendo il mercato che ha fatto negli anni scorsi a negli anni passati a Catania, adesso il Catania sta andando fortissimo, stanno esplodendo diversi giocatori sudamericani, tra l'altro la maggior parte di loro sono argentini, brasiliani, comunque sudamericani, e quindi ho fiducia. Spero che possano magari ambientarsi subito, è difficile come diceva Nunzio, però penso e spero che possano esplodere anche nelle prossime stagioni, anche perché come si è visto a Catania c'è un lavoro di più anni messi insieme, e quindi nei prossimi anni il Palermo innanzitutto rimanere in Serie A questa stagione, ma nei prossimi anni fare il salto di qualità rispetto a questa stagione, francamente. Mi permetto di aggiungere un merito che dobbiamo tutti riconoscere a Pietro Lo Monaco. Guardate che non è che il Palermo ha speso granché, perché sono tutti giocatori presi in prestito col diritto di riscatto, quindi nel senso che se il Palermo, ferro ce n'è, in Serie B non ci va, comunque se dovesse trovarsi in Serie B, io vi ricordo sempre che sono Dossena, se ne tornerebbe in una squadra di Serie A sicuramente, e Aronica va bene che resta, ma tutti gli altri potrebbero andare via. Il Palermo anzi ha guadagnato forse qualcosa, nel senso che ha venduto all'Hoffenheim in Germania acqua per mi pare 2,5 milioni di euro, con un soldi cash. Quindi ritengo che la bravura di un direttore la si vede pure in questi casi. Non ha preso tutti i giocatori in prestito. Non è d'accordo il mio collega? No, hai ragione da un certo punto di vista, però se tu hai una squadra che si deve salvare, ti mancano poche partite, ti mancano pochi mesi alla salvezza, comunque sei lì sotto, c'è anche mancanza di fiducia nella squadra, secondo me tu devi andare a più che a concludere operazioni low cost, a prendere personaggi che ti possano salvare la squadra. Io non penso che ci siano Boselli a Genoa, ha fatto un solo gol lo scorso anno, non ci sono nomi forti, ecco, per questo sono scettico. Posso? Assolutamente. Però bisogna dire anche che Lo Monaco è molto paterno nei confronti del Palermo, per come lo è stato nei confronti del Catania. Infatti bisogna dire che anche Lo Monaco ha detto chiaramente che la sua carriera finirà a Rosanero, cioè non ha intenzione di lasciare Rosanero per nessun motivo al mondo, qualsiasi cosa accada. Questo ci fa capire tantissimo, cioè che lui vuole il bene del Palermo e vuole comunque che noi la scaliamo la classifica. Quindi tutti gli investimenti che ha fatto li avrà fatto con cognizione di causa e li avrà esaminati per benino, penso. Non li ha fatti scemo, sicuramente così a caso. Scemo non è, nel senso che capisce che ci sono difficoltà, non è facile salvarsi. Ora il cammino del Palermo dovrebbe chiaramente ribaltarsi, sa che la situazione è complicata, però lo ha detto prima di prendere tutti questi giocatori, quando ha presentato Formica e Sorrentino: se è il caso dobbiamo prendere 200 giocatori, ne prendo 200, esatto, per tentare la salvezza del Palermo, non ci terremo indietro in nessuna operazione di mercato. Poi d'altro è stato pure bravo ad agire senza clamori, nel senso che non avevo letto da nessuna parte, nessuno di noi, io per quanto mi riguarda avevo pensato a Fabbrini, pensavo che fosse sembrava accantonata, come Formica, addirittura non era mai uscito, non era mai uscito, invece poi ecco, questo dico, anche mi pare che è bravo pure nel condurre, ecco, le operazioni di mercato. Diciamo che lo zio Pietro ha mantenuto la parola che aveva dato, perché ormai l'hanno battezzato così simpaticamente i tifosi del Palermo. Però lasciamo momentaneamente il Sud America, perché un italiano è arrivato Diego Fabbrini nella giornata di ieri, un prestito secco al Palermo, oggi la presentazione alla stampa, quindi andiamo a sentire le parole di Fabbrini sempre dai colleghi di Mediagol e poi ci fermiamo per un breve intervallo pubblicitario e ritorniamo per commentarle in studio. Ma io ho detto subito sì per venire qua, perché penso che sia una grande piazza, che sia una buonissima squadra dove posso migliorarmi e dove cercherò di dare un contributo, spero importante, alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Lo vedo come una cosa bella che mi è capitata, un'occasione, e cercherò di sfruttarla, cercherò di quando giocherò di fare del mio meglio, insomma.
E comunque sì, sicuramente per me è un obiettivo, penso sia un obiettivo per qualsiasi calciatore. Poi quest'anno c'è anche l'Europeo del 21, per me sarebbe una bella soddisfazione. Ma a Udine Palermo fece una bella partita, penso che anche ci mise molto in difficoltà, infatti si è messo pareggio all'ultimo minuto, vicino al 90esimo, e mi fece un'ottima impressione. Veramente mi fece un'impressione da una squadra che, da una buona squadra, non da, diciamo, da quella, dalla posizione di classifica in cui si trova. No, tra i miei obiettivi c'è quello di giocare, di cercare di far bene, di divertirmi e pensare, come ha detto anche il mio compagno di direttore, a raggiungere gli obiettivi. Penso che questi siano le cose più importanti. Il resto, questo, diciamo, io mi adeguo, non ho nessun tipo di problema. Dove il mister riterrà opportuno farmi giocare, io giocherò. Ma la mia prima parte di stagione può essere racchiusa, insomma, nei numeri. Ho giocato poco, ho fatto qualche partita, come detto, in Coppa UEFA, ho giocato la partita di Coppa Italia e qualche presenza in campionato, però poca roba. Troppa concorrenza, problemi tattici, fisici? Questo bisognerebbe chiederlo a mio seguitore, non a me. Ma penso di no, perché comunque sia in prima persona sono nuovo, però penso allo stesso tempo di dovermi ambientare velocemente il più possibile con i miei nuovi compagni, e poi sicuramente sarà più facile, perché ripeto, la squadra è buona, ci sono dei valori importanti, quindi sicuramente questo mi agevolerà anche nell'ambientare. Sembravano cose dell'altro mondo. Le nuove alte tecnologie negli ospedali della Sicilia con i fondi europei. Migliora la capacità di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione in oncologia, nel cardiovascolare, nell'emergenza-urgenza. Scopri di più su www.costruiresalute.it. Le persone, prima di tutto.
È ora di cambiare abitudini. Scegliamo uno stile di vita sobrio e sostenibile. ARPA aderisce alla settimana di educazione allo sviluppo sostenibile sul tema Madre Terra, alimentazione, agricoltura ed ecosistema. 19-25 novembre 2012. Consumiamo cibi freschi di stagione del nostro territorio. Scegliamo alimenti prodotti in modo sostenibile. Per informazioni www.arpa.sicilia.it. Miglioriamo la qualità della vita insieme. Glitz & Glamour, noi abbiamo a cuore i vostri piedi. Glitz & Glamour, vieni a trovarci nei punti vendita di Viale Lazio 110 e Corso Calatafimi 248. Per informazioni contattaci ai numeri 091 20 48 28 e 091 42 25 55. www.glitzandglamour.com. Al via la campagna di abbonamenti 2012-2013 al Teatro Al Massimo Stabile di Palermo. Michelle Hunziker in Mi scappa da ridere, Michele Placido in Re Lear, Vittoria Belvedere e Luca Ward in My Fair Lady, Gianfranco Iannuzzo in Cercasi tenore, Viva Zorro il musical con Michelle Altieri, Enrico Guarnieri in Gatta Cicova, Paola Gassman e Pietro Longhi in Due dozzine di rose scarlatte. Se devi dire una bugia, dilla ancora più grossa, con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Miriam Mesturino. L'operetta Cincilla, una commedia brillante, Cuori in affitto con Giovanna Criscuolo e Maria Teresa Amato. Teatro Al Massimo, a Palermo, in Piazza Verdi 9. Info e contatti 091 58 95 75. www.teatroalmassimo.it. Guardateci su 091. Eccoci rientrati in studio, io inizio a avere serie difficoltà a dare aggiornamenti sul pronostico anche per la mia incolumità, perché Nunzio scalpita, è arrivato il quarto gol del Cagliari, ha segnato Pisano, quindi è un pesante passivo quello dello Stadio Olimpico ed è un risultato pesante anche per il Palermo, però cerchiamo di non pensarci, perché come dicevo prima il Palermo ha i mezzi per tirarsi da solo dalla zona che scotta e per decidere del proprio destino. Abbiamo sentito le parole di Fabbrini, Nunzio, tra l'altro, che è un acquisto, come dicevamo prima, made in Italy. Ci credi, un giocatore che può tornare utile al Palermo? No, sì, perché è giovane, Palermo poi è una bella piazza, lui a Udine aveva poco spazio e quindi lì c'è Di Natale, c'è Muriel, quindi sì, giocava poco. Tra l'altro mi dicono che io non le guardo le partite dell'Under 21. L'Under 21 è molto tecnico, è molto bravo, salta l'avversario, dribbling stretto, quindi probabilmente anche per questo, una volta che hanno preso Fabbrini, Brenza o Fabbrino o Brenza, se prendi Fabbrini chiaramente Brenza è in più, in anche automatico. Se io preferisco sempre Brenza per sono un romantico del calcio, quindi ma più che altro perché ti dà sicurezza, sì, sempre, ecco, sempre. Ti dà quando lo vedo in campo, anche se non gioca bene, però c'è Brenza, però ritengo che Fabrizio, tra l'altro l'ho visto anche molto determinato, molto, molto deciso, ha capito che chiaramente viene in una piazza importante in un momento difficile, quindi è per lui un bel banco di prova, diciamo, anche se ancora è un giovane, anche per il suo futuro, ecco, si gioca una bella fetta del futuro, nel senso che bisogna vederlo
con una squadra importante, con una piazza importante, in un momento difficile, quindi ho fiducia su con Fabbrini. Un ragazzo giovane può essere però anche smaliziato, diciamo che puntiamo proprio su questo aspetto, magari Francesco, è sulla voglia di rivalsa di un ragazzo che è praticamente rimasto ai margini all'Udinese. Guarda, è un talento, io l'ho visto giocare, come diceva Nunzio, anche in Under 21, ma anche negli anni passati, ed è un talento. Insieme a Sorrentino forse è l'unica operazione di cui posso vantare che il Palermo e che lo Monaco ha fatto. Certo ci deve stare anche con la testa, deve cominciare soprattutto a giocare, perché se tu prendi diversi esterni poi il problema è può ritagliarsi un piccolo spazio in questo Palermo? Io penso di sì. Bisogna dargli fiducia e ovviamente non metterlo troppo sotto pressione perché è un giovane, però credo che sia la carta giusta almeno stavolta per sai per cosa può essere, mi permetto di aggiungere, determinante per un giovane come Fabbrini? Il pubblico di Palermo, nel senso che lui giocava a Udine. Udine, io sono stato 2 anni consecutivi con il Palermo, lì è un, diciamo, cioè, oltre a esserci la temperatura fredda, lì il pubblico è molto freddo, sono molti ragazzini che vanno allo stadio, non c'è grande pressione, quindi basterebbe una buona giocata, anche magari se verrà utilizzato con l'Atalanta, una buona giocata, un gol. Il calore del pubblico, noi siamo basta poco per fare accendere il pubblico del sud, in particolare il pubblico palermitano, quindi basterebbe un gol, un dribbling fatto bene, una buona partita, e potrebbe, ecco, essere determinante per il proseguo di Fabbrini in maglia rosanero. Valeria, ci fidiamo del viso pulito e della tecnica di Fabbrini o avresti preferito tenere Brienza? No, Brienza sicuramente è stato un colpo al cuore perché non ce l'aspettavamo, cioè, per me Brienza doveva rimanere, forse è l'unica cosa che posso contestare allo Monaco, diciamo, sotto un certo punto di vista, anche se è molto stimato, infatti lo vedono anche come dirigente per giunta, no dirigente, che cosa, comunque doveva ricoprire un ruolo in futuro nel Palermo. Mi voglio fidare al 100%, anche perché siamo stanchi di vedere un Palermo di cui tutti si lamentano, abbiamo voglia di poterci vantare finalmente del giusto gioco rosanero, tutto e per tutto. Siamo tutti d'accordo su Brienza. Sì, tanto sì. Tra l'altro, stranamente ho visto che siamo tutti d'accordo un po' sulla campagna, sulle operazioni di mercato di Lo Monaco, perché ovviamente dall'inizio di stagione sui giornali online, sul web, i tifosi si sono scatenati contro il Palermo, contro Zamparini, contro i giocatori, che poi, diciamo, hanno colpa relativa, nel senso, se io sono Garcia e mi fai giocare, io sono questo e cerco di dare il massimo. Invece un po' da alcune settimane, devo essere sincero, tranne qualcuno che rema contro, però non so perché diciamocelo chiaro, il Palermo in Serie A è un bene di tutti. L'unica cosa probabilmente di Serie A di Palermo città è il Palermo calcio, poi di Serie A c'è poco, quindi perdere la Serie A, perdere un presidente come Zamparini, tu lo sai, io non ho sempre detto, sono zampariniano di ferro, sì, è pur vero che negli ultimi anni qualche errore di troppo lo ha fatto, si è fidato troppo probabilmente delle sue decisioni, ha tirato troppo la corda soprattutto all'inizio di stagione, perché sì, se il Palermo avesse avuto un po' di fortuna in più e avesse preso 2 giocatori di esperienza soprattutto a centrocampo, dove nasce il gioco di tutte le squadre, ritengo che il Palermo sarebbe da una squadra da metà classifica tranquilla, e chiaramente anche perché dobbiamo capirlo pure, sì, è un imprenditore che ha i soldi, ma la recessione, i problemi ce li hanno tutti, e per un paio di anni potrebbe anche tirare la corda, nel senso che per farci rimanere in Serie A senza però gli acuti che avremmo avuto in passato. Poi non è che bisogna, è stato pure fortunato con Pastore, con Sirico, con altri. Questa fortuna magari non l'ho avuto con Toni, con altri giocatori, questa fortuna non l'ho avuto magari con Hernandez, che ha avuto tanti problemi. Lo dicevamo poco fa, il presidente Zamparini non avrebbe mai fatto in passato una campagna acquisti come quella di Pietro Lo Monaco. Lui non ha preso mai giocatori in prestito, il Palermo ha preso tutti i giocatori di proprietà, magari poi li ha girati addirittura alle altre squadre, cercando sempre, forse in maniera esasperata, di prendere un nuovo Pastore e quindi poi rivenderlo Cavani, ecco, ricordiamo Cavani,
rivenderlo e magari fare anche cassa. E negli ultimi anni il giochino non è più, più riuscito, diciamo. E quindi, però io sono uno di quelli, non mi vergogno, che ringrazio sempre Zampanini, perché ritengo che senza Zampanini noi il Palermo in Serie A non lo avremmo mai visto. Abbiamo aspettato 33 anni. Esatto, in tanti adesso però ringraziano anche Pietro Lomonaco per quanto fatto. Mi aiutate a capire perché io oggi sono rimasto un pochettino così di sasso, perché ho visto quel 6 dato alla campagna acquisti del Palermo. 23 operazioni sono tante a gennaio. Però forse secondo me, ecco, non per essere presuntuoso, però magari la pensano come me, non c'è nessun nome eclatante, di conseguenza non pensano che questi giocatori presi dallo Monaco possano far bene. Credo che l'unica spiegazione sia solo questa, però mettiamo bene in chiaro le cose, facciamo una differenza tra la campagna acquisti estiva con Perinetti, direttore sportivo, e la campagna acquisti di gennaio, come diceva Annunzio. Un mercato difficilissimo, lo vediamo, la Juve non ha preso tra virgolette quasi nessuno se non Anelka, che è grande, anche il Milan, solo il colpo Balotelli, forse un po' l'Inter che si è mossa un pochino meglio degli altri. Tornando al discorso Perinetti-Lo Monaco, Perinetti quest'estate ha fatto delle operazioni discutibili, adesso Lo Monaco ne prende 10 sperando che almeno uno ne riesca, ecco. Io lo dico soltanto che provo, nel senso che se avessimo avuto sin dall'inizio della stagione, perché tutti speravamo in Perinetti, perché Perinetti chiaramente è uno dei migliori assieme a Marino dell'Atalanta, uno dei più importanti operatori di mercato, però chiaramente siamo rimasti un po' tutti delusi. Poi delusi anche, qualcuno mi potrà dire, vabbè, il presidente non ha messo i finanziamenti a disposizione di Perinetti per fare operazioni di mercato importanti. Beh, visto che Perinetti non ha né 25 anni né 30 anni, è uno di provata esperienza, ha più di 60 anni, quindi avrebbe potuto dire, fare una conferenza stampa, ragazzi, Zampanini non vuole cacciare via i soldi, io vado via perché il progetto che voglio, che ho in testa, o i giocatori che vogliono comprare, che volevo comprare, non li posso comprare. Però, ripeto, con un Pietro Lo Monaco ad inizio di stagione io credo che tifosi, noi giornalisti potremmo tornare a divertirci col Palermo, perché Pietro è uno che davvero ci sa fare. Valeria, il tuo voto al mercato del Palermo? Ah, per me anche un 8 va bene. Un 8? Un 8 va benissimo, perché sto cercando in tutto e per tutto di recuperare la squadra del Palermo in miglior modo possibile, secondo me, quindi 8 va bene. Un 8 di quantità. Un 8 di quantità e qualità ne puoi dare. Ma guarda, la qualità non lo dà il nome che è famoso. Potremmo avere anche questi giocatori che ancora non hanno una qualità, come la chiami tu, che sta nella carriera di questi giocatori, ma che avremmo magari in futuro, grazie al Palermo, che sono stati scoperti da Lomeno. Come potrebbe anche non essere. Giorgio, aggiungo, dicevo a Francesco in macchina, venendo qui, che è vero, qualcuno dice, ma Nelson Tomar non gioca da molto tempo, Forlan è già nel Queen Park Rangers, che è in zona retrocessione, penultimo in classifica, Formica ha giocato nel Blackburn, che è in Serie B, ma anche Rolando, che è un difensore importantissimo del Napoli, non giocava nel Porto da diverso tempo, quindi non è detto perché non giocava, perché vengono accantonati dalle società, perché non rientrano più nei piani della società. Ma non che Rolando non è un giocatore forte, è una statua. Il Napoli che si è rinforzato tantissimo in quel reparto, e avendo un Cavani che continua a segnare con questi ritmi, ritengo che la Juve deve fare i conti per lo scudetto. Sicuramente. Tra l'altro Rolando ha giocato appena 5 minuti fin qui in stagione, quindi le liti esistono in tutte le esistono in tutte le famiglie. Però è arrivato nella famiglia del Palermo Alejandro Forlín, è stato presentato oggi alla stampa, nuovo centrocampista del Palermo, prelevato dal Queen's Park Rangers con la forma del prestito oneroso con diritto di riscatto. Andiamo a sentire le sue prime parole da giocatore del Palermo. Sempre se ha cominciato il rumore del peso, anche dei CPI, durante il passato CPI, però yo, como dijo mi compañero acá, uno se dedica a jugar y solo dar lo mejor por la camiseta que está, la cual está defendiendo. Ha detto sempre, c'è stata questa mezza chiacchiera che sia prima che andasse al,
al Principal Krajan che quando giocava in Mourinho Granilla aveva mostrato interesse per lui, cioè al di là di queste cacchie. Niente di concreto. No, l'unica cosa che interessa è quello che è il rendimento che lui può dare per la maglietta che indossa. Sicuramente de hecho he jugado bastante, si bien no lo quería, he jugado cerca de 15 partidos en lo que va de la temporada y nada, tengo mucha ilusión a ver si puedo lograr esa continuidad y dar lo que yo quiero jugar. Pasado un año, la posición de jugar, tocando la división de los partidos, está en perfecta forma, l'incidente di un torneo. Es verdad que ha habido un trabajo de parte de Mónaco y de mi gente, mi agente, es muy importante. Y de parte mía también, yo he hecho fuerza porque quería jugar y porque después de hablar con mi compañero acá, creo y creía en lo que me decía, en el objetivo de mantener a Palermo en lo más alto de la Liga Italiana. Capito. È stato un lavoro di concerto tra il suo agente e noi, ci ha sempre creduto. Sì, 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 sì. Siete più bravi di me, io che sempre mi gusta stare in fuoco con la pelota e darle fuoco all'equipo. Non quita che uno non metta, non corra e non dà tutto per l'equipo, de hecho. En ese senso, desde mi llegada acá a Inglaterra he mejorado un montón la parte defensiva también y nada, pero es eso. Y después, en lo que respecta a la situación, tengo muy claro que la situación es una situación complicada, pero es un desafío muy lindo y aparte yo vengo de Quipiá, que donde Quipiá está en la misma situación, así que uno lo que yo buscaba con esto es sentirme parte de esta situación y luchar y mantener a Palermo en serio. Capito? No. Sí. È un giocatore centrale, un facitore di gioco, che però nella fase di non possesso palla lui non lesina della fase di contenimento. Questo l'Inghilterra l'ha anche aiutato, perché è un calcio fisico, un calcio di spessore. E la posizione di classifica non gli crea particolari problemi, riguarda a lottare, è che con la sua squadra recente aveva la stessa situazione. Sì. Poi uno sempre mira l'elite e uno lo decide, cioè, in quanto a me rispetta, l'unico che busco è giocare all'equipo e ojalà y nada, abrir una puerta aquí en Palermo para poder decir, en un futuro poder quedarme acá, ¿no? sería muy lindo. Beh, lui rispetta Pirlo, giocatore sempre di riferimento, l'unica cosa che interessa è giocare, far giocare la squadra per cercare di tenere il Palermo in A e aprirsi un futuro anche importante nel Palermo. El mercado, y yo sabía del interés de Palermo, me puse a ver obviamente partidos y a informar un poco y nada, sé que en los últimos minutos de partido se han perdido muchos puntos en el descuento, en los últimos 10 minutos de partido. Supongo que es un poco de mala fortuna y un poco de concentración también. Y nada, uno está acá para sumar y como dije antes, hacer lo mejor para mejorar esto. E lui quando ha saputo dell'interesse si è un po' informato, ha seguito un po' il Palermo, visto che ha perso tante partite agli ultimi minuti, un po' di cattiva sorte e anche un po' di concentrazione in più, con quei punti Palermo ci sarebbe in centro classifica. La squadra sicuramente ha un valore dato in centro classifica. Dobbiamo cercare di arrivare al 93. E quindi ringraziamo ancora i colleghi di Mediagol per il contributo fornito. Vi chiedo scusa, in precedenza sono arrivato in apnea ad annunciare le parole di Forlin. Io spero che la stessa sensazione la causi il giocatore con le sue giocate ai tifosi del Palermo, questo nuovo acquisto che dovrebbe regalare anche qualità a centrocampo. Io ho visto alcune immagini che ci ha fornito pure il sito del Palermo.
paio di palleggi, un paio di stop con sia col sinistro che col destro, anche se mi dicono che lui stesso ha detto che è un mancino di qualità, quindi i movimenti mi sono piaciuti, però chiaramente puoi vederlo in campo. Però sono fiducioso, perché soprattutto di Furlini parlano tutti bene. Poi ha detto: non sono soltanto un fantasista, riesco pure, diciamo, a difendere, ad aiutare la squadra quando ne ha bisogno. Vedremo. Il campo sarà, poi esatto, ecco, possiamo fare tutte le chiacchiere estremo. di questo, le nostre rimarranno chiacchiere, però poi ecco domenica alle 15, anzi alle 5:15, vedremo come andrà a finire. Francesco, diciamo che il confronto con Pirlo è forte, però la determinazione mostrata davanti ai microfoni già è buona e può farvi sperare. Sospendo il giudizio, nel senso che... vorrei prima vederlo un po' giocare nel nostro campionato. Anch'io ho visto qualche video su YouTube, però è diverso, sono campionati diversi, la Serie A è un campionato difficile, si paragona a Pirlo. Io spero, rispondendo con una battuta, che sia il nuovo Pogba, perché abbiamo visto che Pogba è un gran giocatore, è riuscito sotto questo punto di vista, spero che possa esserlo anche lui per il Palermo. Intanto arriva un gol praticamente inutile all'Olimpico, perché ha segnato Marchinho, accorcia le distanze, 4-2 per il Cagliari, ormai quello siamo al 93esimo. Marchinho da noi doveva Marchinho, venire? Esatto, quello che doveva arrivare da noi, però ha rifiutato il Palermo, poi voleva andare al Gremio, invece è rimasto a Roma. Ti chiedo l'ultima cosa e voglio parlare di Atalanta, perché non ne abbiamo ancora parlato, Valeria. Mm-hmm. Che partita può essere? È veramente... l'ultimo match, quello della verità per il Palermo. Ah, sarà sicuramente la prova del 9 per noi, cioè vedremo veramente che cosa abbiamo messo in campo. Io la vedo bene, poi sarò io sempre molto positiva, non lo so, però la vedo bene, punto. Anche perché Brienza non giocherà con l'Atalanta, esatto, domenica, quindi voglio dire, vinceremo per forza. Non è l'ultima. Gliel'hanno dato con la clausola, non deve giocare contro sì, il Palermo. Sì, ma si dice che sia stato questo un accordo anche tra le società, che il giocatore non avrebbe dovuto giocare la partita col Palermo. Ecco, ma hanno fatto bene. Considerando che poi... C'è Raimondi che però è in panchina, dovrebbe giocare Scaloni, quindi all'andata il primo gol in Serie A. All'andata io ero presente e il Palermo non meritava di perdere anche a Bergamo. Lo 0-0 sarebbe stato il risultato più equo, oppure il pareggio. Invece, al 90esimo, chi segna? Raimondi, che giocava al Palermo con Guidolin. Francesco, certo che se dovesse segnare Budan. Bella domanda, non so cosa rispondere, perché entreremo in crisi tutti. Io penso che non sia l'ultima spiaggia, però, perché adesso cominciano gli scontri diretti, però è obbligatorio, è fondamentale iniziare a vincere gli scontri diretti. Atalanta, Pescara, poi nel giro di poche giornate Chievo, Torino, Siena, Bologna, si deve vincere, non ci possiamo più permettere sconfitte né pareggi, anche perché le altre dirette concorrenti fuggono, vedi il Cagliari a Roma oggi vince, ecco, il Cagliari vince a Roma, pronostico impossibile. A proposito di scontri diretti, lo è anche Pescara-Bologna, che fa parte del lotto delle partite delle quali abbiamo chiesto un pronostico, abbiamo appunto le schermate già pronte, ci sarà una giuria d'eccellenza, perché sarà Valeria a giudicare quelli che sono stati i vostri pronostici. Vediamo se sarà d'accordo con le vostre scelte, con l'ausilio della regia vediamo quelle che sono state le scelte di Nunzio. Fiorentina-Parma over, Genoa-Lazio over, Pescara-Bologna 1, Milan-Udinese under, Siena-Inter 2, una giocata da 10 euro, una vincita potenziale di 366,97 euro. Valeria, bacchettiamo Nunzio, datemi, o siamo d'accordo? Datemi 66. Ma io su Fiorentina-Parma sono perfettamente d'accordo, perché la Fiorentina vincerà, cioè over va benissimo. Genoa-Lazio sono anche d'accordo, Pescara-Bologna non sono d'accordo, perché secondo me vince il Bologna. Milan-Udinese, avrei messo un pareggio sinceramente, non so perché, ma me lo sento. Siena-Inter, vittoria dell'Inter. Va bene, dai, 3 su 5, allora ti ha promosso, Valeria, ti ha promosso, vediamo. Giocateli se Francesco... Giocateli se vincete, dividiamo. Esatto, no, c'è sempre una quota anche per gli ospiti, se beccate la scommessa vincete c'è la quota degli ospiti. Vediamo invece le scelte di Francesco, vediamo cosa ne pensa anche Valeria. Fiorentina-Parma, gol, Genoa-Lazio 2, Pescara-Bologna 2, Milan-Udinese, gol, Siena-Inter X, giocata da 10 euro, vincita potenziale di 587,46 euro. Valeria. Beh, più o meno è come si avvicina più al mio di pronostico, quello di Francesco, voglio dire. A parte cosa? Boh.
Siena-Inter, lui ha messo X, io l'ho dato al Milano-Udinese, diciamo sono molto fittizie. Il Parma ha giocato benissimo contro il Napoli, quindi... Esatto, quindi una promozione per entrambi, quindi Valeria promuove entrambi. Noi promuoviamo ovviamente anche il vincitore del nostro gioco del fantacalcio della scorsa settimana, Andrea Vicidomini, ha fatto veramente un bel punteggio, lo ricordiamo, potrete postare la vostra formazione, partecipare al gioco, chi vince avrà la possibilità di pubblicare poi quelli che saranno i consigli per la giornata successiva e noi li trasmetteremo in diretta, ovviamente ogni promessa è debito e noi andiamo subito a trasmettere quelli che sono i consigli per la giornata del vincitore, del campione in carico, ovvero Andrea Vicidomini. Andiamo a vedere la sua formazione con Marchetti tra i pali, Nagatomo, Piris e Basta, Diamanti, Biabani, Hamsik e Pirlo, Cavani, Klose e Palacio. È chiaro che i giocatori possono scegliere fra tutti i calciatori che militano nella massima serie, però vorrei ricordare che non bastano avere soltanto i grandi nomi. Francesco, la dimostrazione è arrivata proprio da Andrea la scorsa settimana, ha vinto anche grazie a Icardi. Anche Pirlo non ha giocato, quindi anche Pirlo, gran bella fortuna. Cavani che ha fatto, vabbè, Cavani dai, straordinario. Cavani è straordinario. A Parma non ha giocato, io ho visto Parma-Napoli, partita bella insieme al Palermo, diretta gol. Il Parma ha giocato benissimo, poi vabbè, il Napoli a Cavani e vince le partite perché a Cavani. Esatto, a volte si vince anche grazie alla bravura del singolo che ti fa fare il salto di qualità. Noi siamo arrivati in chiusura, quindi io vado subito a ringraziare gli ospiti che mi hanno accompagnato per la puntata di stasera. Grazie alla famiglia di TV7 con ringraziamento a Nunzio Cartolosi. Grazie Nunzio. Grazie a te e ai tuoi telespettatori. Grazie anche a Francesco Cortese. Ciao, grazie a Francesco. Ciao. Il nostro Mourinho di casa palermitana e grazie anche alla collega Valeria Lombardo. Grazie Valeria. Ovviamente il ringraziamento va anche ai Calcio d'Inizio Boys, Luca in Calcaterra, Cristiano Baio e Salvo Panasci, al nostro direttore Francesco Panasci, da parte mia Giorgio Lì a tutto, vi rimando all'appuntamento con i Vespri subito dopo al termine di Calcio d'Inizio, un'altra puntata molto interessante con temi veramente di primo piano, l'appuntamento con Calcio d'Inizio ovviamente la prossima settimana sempre ore 21:30 091 TV 626 del digitale. Sono arrivato cotto, buonasera a tutti, ciao, alla prossima, arrivederci. Mi stava.